Ciao a tutti, come state? Bentornati in un nuovo video. Allora, oggi un video molto diverso dal solito. In questo video, diciamo che questa parte sarà parte beauty, quindi in questo video vi farò vedere come mi faccio il semi permanente. È stato un video molto richiesto e dato che mi sono fatta le unghie ho pensato di riprendere il tutto per farvi vedere. Quindi vi lascio il video, spero che vi piaccia, se vi piace lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Sapete che io faccio un po' di tutti i generi. Quindi ragazzi, vi lascio il video. Ci tengo a precisare una cosa. Io non sono un onico tecnica, penso che si dica, però tutto quello che ho imparato l'ho imparato a scuola. Ho fatto la scuola di estetiste, quindi... Tutto quello insomma che tratta l'estetica o il beauty è tutto quello che io ho studiato, quindi io vi faccio vedere come le ho insomma le ho imparate a farle io, come le faccio io e basta. Quindi spero che vi piaccia, spero che vi sia utile nel caso che vogliate iniziare a farvi le unghie. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Allora ragazze, questo è quello che ci servirà. Io uso una lampada LED con massimo 60 secondi, preferisco quella LED a quella UV. Poi uso questo qua che è il remover, acetone, la lima, la spazzolina, la bassa cuticole, questo buffet o buffet come volete chiamare, quelli che sono i ciappini per togliere il semi permanente, top coat, comunque vi farò vedere man mano, primer e il colore. Allora, queste sono le mie vecchie unghie. Come prima cosa vado a togliere il semi permanente. Prendo dei dischetti di cotone, li taglio, quindi faccio una mezzaluna. Poi li vado a inumidire di acetone oppure di remover, dipende da quello che volete usare, e vado poi ad avvolgerlo nel dito, chiudo con questi ciappini. In mancanza di questi ciappini potete avvolgere il dito con della carta stagnola, quindi mettere il cotone, avvolgere con la carta stagnola e lasciare in posa 10-15 minuti. Altra cosa da fare prima di mettere il cotone è di limare un pochino l'unghia. Va tolta solo la lucidità dello smalto, quindi non bisogna togliere nessuno strato, bisogna andare soltanto ad opacizzare il tutto. Ok, una volta trascorso il tempo prendo il mio abbassa cuticolo e vado a grattare il semi permanente che si andrà tutto a togliere. Metterò uno Scottex sotto per tenere il piano di lavoro sempre pulito. Finito, inizio con la manicure, quindi vado ad abbassare le cuticole. Io non amo toglierle perché è peggio, e dopodiché andrò a dare una forma all'unghia e andrò a opacizzare l'unghia con il mio buffer. Thank you.
fatto tutti questi passaggi vado a spazzolare l'unghia per togliere tutti i residui di polvere che ci sono attorno, così che lo smalto sarà bello liscio e uniforme. E poi dopo inizio a mettere il primer. Io sto usando questo qua e mi trovo molto bene. Aspetto quei 5 minuti che si asciuga molto bene, poi dopo inizio con il procedimento del semi permanente. Inizio a darmi la base. Allora vi spiego io come faccio. Io mi do la base due volte, quindi la metto a catalizzare, poi di nuovo. Alla terza volta, anziché mettere la base nel letto unguale, lo vado a mettere alla fine dell'unghia, quindi diciamo che faccio la chiusura e catalizzo, e alla quarta volta lo rimetto invece su tutta l'unghia. Questo perché io ho le unghie che tendono ad andare in su, e quindi molte volte se non faccio questo passaggio, il semi permanente, diciamo che alla fine dell'unghia mi si va a staccare totalmente, perché è come se non viene chiuso, non viene sigillato. Quindi questo è un passaggio che faccio io perché ho questa tipologia di unghie, e comunque mi trovo bene perché sono sicura che vado a mettere la base in tutta l'unghia, quindi vado a sigillare bene tutto, sia come base, e questo procedimento lo farò anche alla fine come top coat. Quindi in totale, calcolando come vi ho detto come lo andrò a applicare, io lo applico 4 volte. Dopodiché inizio a applicare questo base coat riempitivo, questo è un colore tipo rosa, tipo carne, che ha un effetto tipo naturale. Io vado ad utilizzare questo ancora prima del colore perché mi darà un effetto gel, mi va a riempire le unghie, dato che io ce le ho molto sottili, molto deboli, questo me le va a rinforzare, perché il base coat da solo non fa questo effetto, quindi io vado a utilizzare questo ogni volta prima del colore. Dopo aver dato il base coat riempitivo, ho fatto 3 passaggi, quindi 3 volte, vado a stendere il colore. Io in questo caso ho scelto questo qua, che è un colore bianco latte, quindi un bianco tipo gelatinoso, e andrò a dare 3 passaggi per dare il colore che desidero. Si possono dare anche di più, più ne dai più diventerà bianco, diciamo, più scuro, più intenso. Una volta finito vado a sigillare il tutto con questo top coat, che è lo stesso che ho usato all'inizio, che è
bifasico, quindi può essere usato come base o come top coat. In questo caso lo sto usando come top coat e vado a sigillare il tutto usando sempre il metodo che vi ho spiegato in precedenza. In questo caso lo sto dando sul letto unguale, dopo lo andrò a girare intorno alla fine dell'unghia per sigillare il tutto anche negli angoli, e farò questo passaggio due volte. Una volta finito vado ad applicare il mio olio intorno alle cuticole. Questo qua è dell'Essence, ha un profumo buonissimo. Non ne andrò a applicare tanto perché l'olio potrebbe essere anche controproducente, che va a fare dei rialzamenti. Un'altra cosa che vi consiglio è di non immergere le mani in acqua per almeno 2 ore, per fare in modo che il semipermanente o il gel si vada a posizionare come si deve, si attacchi proprio come si deve. Quindi è consigliato non usare acqua per almeno 2 ore. Questo è il risultato finale, ragazze. Io spero che vi piaccia e che il video vi sia servito. Vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!